Ed eccoci tornati in studio, RDA Radio 1 in diretta, questa è M91 Crotone, il taccuino di Antonio Milano, seconda parte post 23esimo turno di Serie C Now, Lega Pro 2023-24, Girone C, Audace Cerignola, Crotone, terminato 4-2 per la squadra pugliese. Trasferta amara per il Crotone. Ci seguite chiaramente su RDA Radio 1 in diretta, ma certamente anche in repliche streaming su, diciamo, canali di supervisione tramite il circuito online radiobox.com su Antenna Romana 1, tramite il circuito Spreaker, Podcast Player, attraverso anche Regno dei Borboni Setter e RSE, cui vanno i nostri saluti, e attraverso il circuito WayRA, acronimo inglese di Web Radio Associate, tramite Spotify Free, iHeart Radio, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, Joe Sabn. E ancora grazie alla redazione giornalistica e sportiva sul circuito radiovacanze.com. Vi ricordo inoltre che ci seguite anche su canali alternativi non web radio, come la pagina Facebook di Fracalcio Realtà The Original, il gruppo ad essa collegato Amici Chi Piace Fracalcio Realtà The Original, Twitter, i due canali di YouTube di RDA Radio 1, canale Spreaker e lo storico bis Riccardino 23. Siamo alle pagine dei commenti, abbiamo sentito anche le sensazioni di Lamberto Zauli nel prepartita, e chiaramente questa sconfitta amara non ci voleva, perché ha portato praticamente un disequilibrio anche mentale nei giocatori del Crotone, che pur essendo partiti in un primo tempo all'arrembaggio determinando un doppio vantaggio entro la metà del tempo per 2-0 con l'autorete di Gonnelli e poi il raddoppio di Eugenio D'Ursi, ma di certo questo disequilibrio fa male, perché vede sicuramente degli sforzi che, compresa l'espulsione per eccessive proteste, e sicuramente anche un arbitraggio che ha avuto i suoi lati confusionali, sforzi che vengono annullati dopo praticamente le prestazioni delle prime due giornate del girone di ritorno contro il Catania e la splendida trasferta giocata a Torre del Greco contro la Turris, con due vittorie praticamente e sette reti senza subirne, con il pareggio contro Casalingo, contro la Virtus Francavilla, e questa partita opaca. Si perde un po' di vista quello spirito collettivo che aveva conquistato anche la fiducia del pubblico, e sicuramente cominciano ad esserci anche delle proteste sulla politica degli acquisti e delle cessioni, non ultima chiaramente la l'amarezza della cessione al Catanzaro di Jacopo Petriccione, di cui si è sentita notevolmente la mancanza in questa giornata. Gli ospiti muovono il primo pallone della gara
Giron lancia sulla sinistra Eugenio D'Ursi che supera un avversario ma viene successivamente chiuso dall'intervento di Capomaggio. Vi ricordo che le squadre che sono scese in campo per Ivan Tisci, allenatore dell'Audace Cerignola, Krapikas, Gonnelli, Tentardini, Rizzo, Capomaggio, Tascone, Zac Ruggero, ex della partita, poi Bianco, D'Andrea, Malcore e Leonetti. A disposizione Trezza, Pindelli, Russo, Allegrini, Visentin, Coccia, Bezzon, Semmazza, Carnevale e Neglia, mentre invece Lamberto Zauli schiera Andrea Dini in porta, Federico Papini, Giuseppe Lo Iacono, Maxime Giron, il neoacquisto Daniele Altobelli, poi Mattia Vitale, Lucas Felipe, poi Alessio Tribuzzi, Eugenio D'Ursi, Marco Tumminello e Guido Gomez. A disposizione il portiere Francesco D'Alterio e il neo acquisito portiere in arrivo dalla Provercelli. Insieme a quella che sarà domani l'ufficializzazione di Comi, il terzo portiere che poi diventerà secondo portiere, essendo Francesco D'Alterio sul mercato, Alex Valentini. Poi Davide Bove, Carlo Trialese, Giovanni Bruzzaniti, il neo acquisto già inserito nella rosa di Riccardo Stronati. Poi Vinicius Negro Di Stefano, Juracek, Raffaele Cantisani e Voncina. Per quanto concerne appunto la squadra di Lamberto Zauli, il destro da fuori di Tascone al terzo minuto con il controllo a terra di Andrea Dini. Risponde sul fronte opposto Eugenio D'Ursi col destro, ma il tiro in corsa porta ad una palla molto alta sulla traversa. Al sesto minuto l'ex Ruggero fa un tiro di destro e Andrea Dini riesce a distendersi e respingere con un grande intervento sull'ex della partita Zac Ruggero. Sulla ribattuta ci prova anche D'Andrea, ma viene murato in angolo. Sul corner successivo la difesa ospite spazza. Poi è Lucas Felipe che ferma una ripartenza e lancia Eugenio D'Ursi sulla sinistra che sterza e crossa al centro per Guido Gomez. Ma pur mettendo i brividi a Krapikas, Guido Gomez non riesce a insaccare alle sue spalle. Minuto di raccoglimento in apertura di partita per la memoria dedicata in quel minuto a Gigi Riva, un altro grande che ci ha salutati, un altro grande del calcio. Gli squali però vanno ad un passo dal vantaggio con Guido Gomez che stacca in modo imperioso di testa sull'invito dalla destra di Alessio Tribuzzi, ma la palla sfiora la traversa. Il sinistro al sedicesimo dal limite di Lucas Felipe sugli sviluppi del corner dalla destra, ma alla retroguardia di casa spazza via. Al 25esimo gli squali arrivano al vantaggio. La bellissima azione da applausi sulla sinistra, ma Maxime Giron arriva sul fondo innescato da un tocco geniale di D'Ursi. Mette al centro molto forte dove Gonnelli, nel tentativo di anticipare Marco Tumminello, deposita nella propria rete. Davide Bove rileva l'infortunato Papini, Federico Papini cade a terra,
praticamente non ce la fa a riprendere il gioco, si fa male alla caviglia nello scontro di gioco con Leonetti. Al 36esimo un fallo ai danni di Eugenio Dursi causa il primo cartellino giallo della partita. Subito dopo 3 minuti al 39esimo arriva il cartellino giallo anche per Giuseppe Lo Iacono per il fallo su Leonetti. Al 40esimo il raddoppio degli squali arriva con Eugenio Dursi. Alessio Tribuzzi va via sulla destra, mette al centro una gran palla per Eugenio Dursi che svetta più in alto di tutti e mette all'angolino alla sinistra di Krapikas. Vengono concessi 2 minuti di recupero e si va al riposo sul risultato di 2-0 per gli squali. Triplo cambio per Ivan Tisci in apertura di ripresa con l'ingresso in campo del portiere Trezza al posto di Krapikas. E l'avvicendamento in porta dei due portieri, mentre Russo e Semmazza per Rizzo e Tascone. Al 48esimo è Zac Ruggero che crossa dalla sinistra, D'Andrea devia di testa colpendo la parte superiore della traversa. Guido Gomez si sistema sul sinistro la palla della terza rete, ma il suo tiro sorvola la traversa. Siamo al 49esimo. Al 51esimo ci prova Marco Tumminello ad entrare in area da posizione defilata, incrocia col sinistro. Trezza però risponde alla grande. Al 57esimo sul fronte opposto ci prova Zac Ruggero dal limite. Bove, Davide Bove devia in angolo. Sul corner successivo Andrea Dini fa sua la sfera. Al 59esimo un destro dalla distanza di Semmazza con la palla che termina al lato. Al 59esimo stesso Andrea Dini viene ammonito per perdita di tempo. Poi anche Altobelli, il neo acquisto del Crotone, Daniele Altobelli è reo di aver interrotto una ripartenza dei padroni di casa e viene ammonito dall'arbitro. Al 67esimo i pugliesi dimezzano lo svantaggio con Malcore che si infila alle spalle di Daniele Altobelli su un lancio lungo e a tu per tu con Andrea Dini non sbaglia affatto. Corre ai ripari Lamberto Zauli mettendo in campo Vinicius Negro Di Stefano e Jurček. Fuori invece Mattia Vitale e Lucas Felipe, molto ma molto opachi. Al 78esimo il pareggio dei padroni di casa con D'Andrea che controlla in aria, supera Andrea Dini col suo destro. Al 79esimo dentro anche l'ex Visentin, altro ex della partita, e fuori invece Bianco richiamato da Ivan Tisci sul sinistro di Tumminello che sfiora il palo. Gli squali arrivano vicini al nuovo vantaggio all'80esimo. All'84esimo è ammonito Leonetti per il fallo su Vinicius Negro Di Stefano. Poi all'85esimo è Neglia che Ivan Tisci inserisce al posto di Leonetti, mentre Zauli richiama Eugenio Dursi e mette dentro Giovanni Bruzzaniti. All'89esimo il tiro di Semmazza dal lato corto dell'area di rigore, Andrea Dini respinge ma non può nulla sul tap-in di D'Andrea e così i pugliesi passano in vantaggio. Al 90esimo l'arbitro Centi concede 5 minuti di recupero.
Al secondo di questi 5 minuti è Lamberto Zauli che viene allontanato per proteste. La perdita di tempo porta ad 1 minuto di extra time. Al quinto dei 5 minuti il Crotone si sbilancia in attacco ed è infilato in contropiede ancora da D'Andrea, che così porta a 4 le reti dei padroni di casa. E la partita termina proprio con la vittoria dell'Audace Cerignola per 4 reti a 2. Sconfitta amara che porta a pensare al mercato. E con questo è tutto per questa edizione di M91 Crotone, il taccuino, seconda parte di Antonio Milano, 23° turno di Serie C, Girone C, Lega Pro, Serie C Now, Girone C 2023-24. Vi abbiamo dato il calendario delle partite, si gioca ancora domani e dopodomani, e per il completamento di questo turno si riparte poi venerdì 2 febbraio con la 24esima giornata, e il Crotone poi dovrà affrontare il Sorrento. Vi ringraziamo per averci ascoltato, vi diamo appuntamento a martedì per il taccuino della Serie C e poi chiaramente nel fine settimana per i commenti sul match in esterna del Crotone contro il Sorrento. Buon proseguimento con i programmi di RDA Radio 1, buon proseguimento anche attraverso i canali alternativi e buona serata a tutti, buonanotte a tutti soprattutto e buona domenica da parte di Antonio Milano.